Vangelo di oggi, grazie al nostro teologo e biblista di fiducia, Padre Alberto Maggi. Ce l'abbiamo in collegamento anche video in TV sul 19. Ciao Padre Alberto, ben ritrovato. Buona domenica Francesca e a tutti. Di cosa ci parla il Vangelo del giorno? E il Vangelo oggi proprio veramente si rivela la buona notizia della quale abbiamo bisogno, perché l'Evangelista descrive i discepoli che sono sconvolti e pieni di paura. È la fotografia della nostra situazione. Questa pandemia, è inutile, ci ha sconvolto, ci ha scombussolato completamente la nostra esistenza, i ritmi, i rapporti, e sono pieni di paura. E anche noi siamo pieni di paura, ed è bene avere paura, perché questo virus è micidiale, quindi bisogna avere tanta prudenza e tanta cura nel saperlo affrontare. Ebbene, in un attimo questi discepoli, che sono sconvolti e pieni di paura, scrive l'Evangelista, passano alla pienezza della gioia. Che cosa è successo? Hanno sperimentato in mezzo a loro la presenza del risorto, un Gesù che si manifesta a loro con un dono di pienezza di vita. Dice pace a voi, che non è un augurio, la pace sia con voi, ma è un dono. Gesù dona tutto quello che può concorrere alla pienezza dell'esistenza. Ma non sono solo parole, anche qui, come già nel Vangelo di Giovanni, mostra le mani e i piedi, cioè i segni della passione. Quell'amore che mi ha spinto a dare la mia vita per voi non è stato il gesto eroico di un momento, ma continua per sempre. Allora di che cosa vi volete preoccupare? Allora i discepoli comprendono, l'Evangelista ce lo trasmette, che Gesù si manifesta come dono. Noi non dobbiamo far altro che accoglierlo. Questo Gesù vuole fondersi con noi, dilatare la nostra capacità d'amare e fare a nostra volta della nostra esistenza un dono per gli altri. In questo dinamismo di amore ricevuto, dono e amore comunicato, facciamo l'esperienza del risorto con noi. Un risorto che in qualunque situazione, anche le più difficili come quelle che stiamo vivendo ora, ci dice non ti preoccupare, ma fidati di me. Tra l'altro una situazione quasi comica, io immagino questi discepoli che stanno parlando proprio di lui a cena mentre stanno mangiando un boccone e lui compare, infatti dice che sono sconvolti e pieni di paura. Tu stai parlando di una persona e quella ti compare davanti, una persona che dovrebbe essere morta. Sì, infatti la traduzione, peccato che usa il termine fantasma, non è un fantasma, usa il termine spirito. Loro non possono credere che la persona passi attraverso la morte. Naturalmente il passaggio attraverso la morte, c'è una trasformazione del fisico. San Paolo nelle sue lettere parla di un corpo naturale che diventa un corpo spirituale, da corpo fisico a un corpo spirituale, ma è sempre la persona. Con la morte, questo è quello che l'Evangelista ci vuole trasmettere, noi non diventiamo un'anima svolazzante, uno spirito etereo, siamo noi stessi ma in una nuova dimensione. Io oggi, del bambino che è nato 75 anni fa, non c'è più niente, non ci sono i capelli, la pelle, le ossa. Cosa è successo? Tutto si è trasformato. Allora, con la morte c'è un'ulteriore trasformazione, ma sarò sempre io. Ah, ecco, quindi in una nuova dimensione, forse perché siamo passati attraverso, diciamo, la grecità, il pensiero greco che si è andato a unire nella teologia, quindi questa scissione tra spirito e corpo sembra quasi che sia un concetto cristiano, invece non lo è. È importante, perché molti, sai, sono angosciati con la morte, quando muore un coniuge, dice ma dopo lo ritroverò, mi riconoscerà. Ma certo, non è che si cambia. E c'era un'idea che quando si è nell'aldilà siamo tutti spiriti svolazzanti, indifferenti l'uno dell'altro, ma no, siamo noi stessi in una nuova dimensione, si cresce. Gesù faceva l'esempio del chicco di grano che si trasforma in una spiga, ma è sempre lo stesso che si è trasformato. Esatto, bellissima questa metafora, anche per far comprendere cosa si intende per risurrezione di corpo e spirito insieme. Quindi grazie mille al nostro teologo e biblista Padre Alberto Maggi, che rende semplici e fruibili questi concetti che ci sembrano veramente a volte inconcepibili, e invece a volte nella semplicità si capiscono meglio, vero Padre Alberto? Sempre, c'è Gesù alla fine di questo Vangelo, dice aprirà la loro mente. La scrittura va compresa aprendo la nostra mente, aprendoci al nuovo. Non ci chiede di fare voli stratosferici per comprendere, basta agire con il buon senso e aperti al nuovo. Grazie Padre Alberto, lui è attivissimo sui social, quindi seguitelo, Alberto Maggi, oppure leggete i suoi libri, tra l'altro ce n'è uno in uscita, poi ne parleremo quando vedrà la luce. Io lo ringrazio come sempre, appuntamento alla prossima domenica con Padre Alberto Maggi. Radio Linea.
Italia, numero 1.